22 dicembre 1989, dopo tre giorni di scontri sanguinosi in Romania fra dimostranti antigovernativi e forze di sicurezza fedeli al presidente Ceausescu, l'esercito abbandona il dittatore. È la fine di un regime personale durato 24 anni che si è opposto duramente a qualunque tentativo di liberalizzazione del paese e che lascia la Romania in uno stato di arretratezza economica senza paragoni in Europa. Ceausescu e sua moglie tentano la fuga da Bucarest in elicottero, ma vengono raggiunti e arrestati. Dopo un processo sommario, saranno condannati a morte e fucilati il 25 dicembre. Cosa sarà della vita?